Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Oriana Mottadelli di Union Camere Lombardia. Sono qua a darvi il benvenuto a nome delle Camere di Commercio della Lombardia e di Regione Lombardia. Riprendono con l'incontro di oggi il ciclo di incontri destinati ai funzionari degli sportelli unici delle Camere di Commercio, degli sportelli unici delle attività produttive dei comuni della Lombardia. L'incontro di oggi è dedicato proprio ai procedimenti di prevenzione incendi e alle modalità di gestione delle pratiche telematiche. Con noi oggi quindi ci saranno i colleghi del Comando regionale dei Vigili del Fuoco. L'incontro di oggi è il nono incontro del ciclo delle iniziative appunto dedicate ai SUAP Lombardi. L'incontro di oggi, diciamo, ricalca un po' quello che c'è stato, ci sono stati l'anno scorso proprio nelle varie sedi delle Camere di Commercio con i comandi di livello provinciale. In quest'anno i comandi e i SUAP hanno lavorato moltissimo insieme per migliorare l'accordo, per fare informazioni per i professionisti, gli operatori, e quindi era un po' il punto dell'occasione per fare un po' il punto della situazione. Ricordo che l'incontro di oggi è registrato, la registrazione è disponibile sul canale YouTube di Union Camere Lombardia e tutti i materiali saranno inviati nella mail entro una settimana a tutti i partecipanti con il link al sito di Regione Lombardia dove saranno caricate, oltre alle slide, al link della registrazione, anche le FAQ che verranno raccolte nell'incontro di oggi. Ricordo che voi attraverso il bottone domande e risposte che vedete sulla piattaforma Zoom avete modo di presentare delle domande. Naturalmente più le domande sono concrete e sintetiche, più c'è la possibilità da parte dei docenti di rispondere in diretta, altrimenti verranno raccolte, come vi dicevo, in questo documento che vi era inviato entro una settimana. La webcam, il microfono e le chat sono disabilitate per tutti. L'incontro di oggi avrà una durata di 45 minuti. Ci sarà poi un momento in cui i docenti risponderanno alle domande. Ricordo a tutti che c'è la possibilità di entrare in contatto con noi attraverso due canali. Il primo è assistenza.impresa@lombardia.it per tutti i quesiti relativi all'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa e procedimenti di competenza del SUAP, e il canale Wikiswap invece per le segnalazioni e le modifiche della piattaforma impresainungiorno.gov.it. Io adesso lascio la parola all'ingegnere Ernesto Palumbo del Comando regionale dei Vigili del Fuoco. Ernesto, se vuoi attivare la telecamera e il microfono. Ecco, ti lascio la parola. Grazie. Grazie Oriana. Nel frattempo si era collegato proprio in questo momento, mi diceva anche il direttore regionale, non so se è già collegato, se eventualmente vuole fare, diciamo, vuole intervenire, può farlo, altrimenti diciamo proseguo io, poi lo farà nel seguito. Non lo vedo collegato adesso tra i Ah, ok. relatori, non si era Sì, era ancora. arrivato il link, stava provando, probabilmente avrà qualche problemino di... Ok, Eccolo qua, ecco collegato. l'ingegner Cavriani. Buongiorno, benvenuto. Ci vede, ci sente? Vediamo se funziona l'audio. Ingegner Cavriani, buongiorno, ci sente, ci vede? No. Scusate, problema tecnico, adesso vediamo di. C'era un problema con l'audio, non sentiva, però adesso gli ho detto che può intervenire.
buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, perfettamente. Sì, sì, benvenuto, ingegner Cabriani, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Grazie per questo incontro che vuole essere un primo passo per la risoluzione di alcune problematiche che abbiamo riscontrato nel nuovo programma Prince che adoperiamo per la prevenzione incendi. Allora, il programma è collegato a imprese in un giorno, però ovviamente non tutti i SUAP sono tarati su quel tipo di informazioni, di linguaggio. È un programma che abbiamo fatto a livello centrale, si chiama Prevenzione Incendi Centrale, e l'abbiamo fatto insieme a Infocamere e a Agid, quindi i protocolli sono quelli di Agid. Ora, se c'è qualche problema che possiamo risolvere a livello locale, magari dando qualche informazione, c'è l'ingegner Palumbo che conosce bene il programma, quindi darà delle risposte, darà delle indicazioni. Altrimenti bisogna andare proprio a livello di software e fare delle modifiche eventualmente a qualche programma dei SUAP che non è allineato con il protocollo Agid. Niente, do la parola all'ingegner Palumbo, grazie ancora e vi assisto. Grazie mille. Va bene. Ernesto, se hai modo di condividere allora le slide. Ernesto. Sì, grazie. Allora, il mio intervento, riguarda l'illustrazione del regolamento di prevenzione di incendi. Vediamo un attimo. Ecco. Chiedo conferma della condivisione. Sì, sì, vediamo, grazie. Signoriana, puoi darmi un ok sulla condivisione? Sì, sì, vedo. Vediamo, Ernesto. Noi vediamo, vai pure. Bene, benissimo. Allora, il regolamento di prevenzione incendi, sul quale verte l'argomento, la mia presentazione di questa mattinata, nasce dall'attuazione, un'attuazione della legge del 122 del 2010, quella per intenderci che ha introdotto anche la SCIA, proprio con l'intento semplificare i procedimenti di prevenzione incendi. In quel caso la legge lo chiedeva per tutti i procedimenti, no? Per favorire lo sviluppo del sistema produttivo italiano, soprattutto delle piccole e medie imprese, e per promuovere appunto lo sviluppo di queste attività, chiedeva al governo di adottare uno o più regolamenti che avessero principio base quello della semplificazione degli adempimenti amministrativi. Nel caso dei Vigili del Fuoco, che hanno in capo i procedimenti di prevenzione incendi, come previsto dalla legge decreto legislativo 139 del 2006, che è il decreto che racchiude i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra cui, oltre al soccorso tecnico, esiste i procedimenti di prevenzione incendi e la formazione, oltre alla vigilanza. Questi procedimenti regolati da un decreto del 98 precedente avevano la necessità di allinearsi con le esigenze che sono state emanate con la legge del 2010, la 122, e quindi l'obiettivo principale è quello di semplificare e di ridurre anche gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese, in realtà per tutte le imprese, perché poi il regolamento non è che si rivolge solo alle imprese produttive, ma si rivolge anche ai privati, e rendere anche, dall'altra parte, rende anche più efficace il controllo dei Vigili del Fuoco, che prima era obbligatorio su tutte le attività, mentre invece adesso può essere più efficace concentrandolo solo su alcune attività magari ritenute più meritevoli di maggiore attenzione con maggiore livello di rischio.
Ecco, questo, diciamo, questa legge, più volte citata, 122, diciamo, illustrava i principi secondo i quali dovevano essere emanati questi regolamenti, che sono anche quelli sui quali si è basato il regolamento di prevenzione incendi. Quindi il principale, diciamo, che è quello che ha dettato un po' le regole, è la proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in questo caso della prevenzione incendi, in relazione alla dimensione dell'impresa, del tipo di attività che è svolto. Quindi non è possibile che diciamo, un'officina di verniciatura dovesse avere gli stessi adempimenti amministrativi di una linea di verniciatura di un grande stabilimento meccanico, per esempio metalmeccanico. E quindi è stato pensato, diciamo, il modo per cui si potesse applicare questo principio molto importante. L'altro principio è la semplificazione amministrativa, cioè la legge chiedeva di eliminare come più possibile ogni tipo di autorizzazione, licenze, permessi, nel senso, diciamo, sempre compatibilmente con la difesa e la tutela dell'interesse pubblico, ovviamente. E anche questo è stato fatto perché, diciamo, tanti adempimenti che prima erano diciamo necessari, nulla osta, richieste, eccetera, sono stati eliminati perché con l'introduzione della SCIA sostanzialmente si può avviare l'attività diciamo, produttiva o del privato, essendo poi sottoposti a un successivo controllo. Quindi non c'è più bisogno dell'autorizzazione dell'ente pubblico per avviare un'attività. Estendere l'utilizzo dell'autocertificazione, dell'attestazione, dell'asseverazione, come in effetti è stato fatto. Importante anche informatizzare i procedimenti, e il nostro direttore ha ricordato che l'informatizzazione è poi, diciamo, avvenuta e sta ancora, diciamo, è ancora in via di sviluppo con l'introduzione di un nuovo sistema informatico che consente appunto l'inserimento di procedimenti di prevenzione di incendi e soprattutto in raccordo con il regolamento dello sportello unico per le attività produttive e quindi con i SUAP. Quindi questa, diciamo, linguaggio e la presentazione della pratica deve avvenire per le attività produttive tramite il canale unico del SUAP, che è come previsto appunto dal DPR 160. La revisione delle attività soggette a controlli dei vigili del fuoco, perché, diciamo, questi adempimenti di prevenzione di incendi non riguardano la totalità ovviamente delle attività svolte, ma riguardano determinate attività che sono state considerate, diciamo, meritevoli di attenzione da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il livello di rischio, per tipo di attività svolta, per i materiali e le sostanze che possono essere presenti in questo tipo di attività. Peraltro questo elenco di attività è già previsto nella normativa, può essere soggetto a revisione in funzione anche delle evoluzioni normative, delle esigenze di salvaguardia, delle condizioni di sicurezza antincendio. L'elenco delle attività è riportato nell'allegato primo del decreto 151/2011, che appunto questo DPR è il regolamento di attuazione dei procedimenti di prevenzione di incendi, e anche poi dell'allegato del 7 agosto 2012, che è un decreto ministeriale che disciplina proprio la modalità di presentazione dei procedimenti di prevenzione di incendi. L'elenco consta di 80 attività, questo già prevede una riduzione del numero di attività rispetto a quello precedente, del precedente regolamento, in cui erano 97 attività, se non ho errato, mentre adesso sono state un po' ridotte e accorpate, se vogliamo, in alcuni casi. Le attività vengono poi suddivise in sottoclassi e in categorie. Qual è il significato? La sottoclasse, nell'ambito di una stessa attività, individua la specifica attività svolta. E poi con gli esempi sarà molto chiaro questa cosa. La categoria invece individua l'iter autorizzativo che riguarda quell'attività e quella sottoclasse. E in questo senso la categoria, diciamo, risponde all'esigenza di proporzionalità di procedimenti, perché appunto l'iter autorizzativo è diverso secondo il tipo di categoria, che anticipo. Sulle categorie sono tre: la categoria A, la categoria B, la categoria C. Per la categoria A
sono previsti meno adempimenti più semplici, e per la categoria C sono gli adempimenti più completi o più complessi, se vogliamo. Ecco, quindi quello che vi dicevo, in relazione alla complessità dell'attività in sé e anche dal fatto che l'attività sia dotato o meno di una regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento, le attività quindi sono suddivise in queste tre categorie. La categoria A riguarda appunto le attività chiamiamole semplici tra virgolette, che sicuramente sono attività che hanno un minore livello di rischio e hanno sicuramente una regola tecnica di prevenzione di incendi di riferimento. Quando parlo regola tecnica parlo di una norma di applicazione obbligatoria emanata dal Ministero dell'Interno che riguarda quel tipo di attività. L'esempio classico, i generatori di calore per gli impianti termici, le autorimesse, per dire, no? Sono attività che hanno una regola tecnica di riferimento. Qual è l'adempimento per questo tipo di attività? Per questo tipo di attività l'unico adempimento è quello della presentazione della scia, quindi per avviare questo tipo di attività bisogna semplicemente presentare la scia con le procedure previste, con la documentazione chiaramente prevista dal decreto dell'agosto 2012, e semplicemente questo l'adempimento. Dopodiché l'adempimento successivo, queste attività potranno essere sottoposte a visite, a controlli di prevenzione incendi e a campione o nell'ambito di programmi settoriali di controllo da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco. Quindi non c'è un obbligo di controllo su questo tipo di attività. L'attività di categoria B è un'attività invece che è già mediamente più complessa rispetto alla categoria A, giudicata più complessa. In questo caso, per l'avvio dell'attività è necessario presentare prima una richiesta di esame progetto, quindi una valutazione del progetto da parte del comando provinciale, che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione. Dopodiché, una volta ottenuto la valutazione sul progetto, l'attività può essere avviata tramite la presentazione della scia. Anche in questo caso le attività saranno soggette a controlli a campione, quindi non controlli non obbligatori. Per l'attività di categoria C, quindi la categoria C è quella categoria che caratterizza le attività più complesse con maggiore livello di rischio, se vogliamo, e in questo caso l'adempimento è da parte dell'utente uguale a quello della categoria B, cioè deve essere sottoposto una presentazione di esame progetto che si deve essere completata entro 60 giorni. E l'attività viene avviata tramite la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, e però questo tipo di attività categoria C è soggetta a controlli a tappeto, così. Tutte le attività di categoria C sono sottoposte a controlli di prevenzione incendi da parte del comando provinciale. Quindi vedete che in questo caso la proporzionalità degli adempimenti avviene soprattutto attraverso questa categorizzazione delle attività. Quindi semplicemente presentazione della scia, presentazione di esame progetto più scia, oppure presentazione di esame progetto più scia più visite certe. Questa è una descrizione, facciamo vedere qualche slide di esempio di individuazione delle attività con le sottoclassi e con le categorie. Come si legge questo elenco? La prima colonna è riportato il numero dell'attività, in questo caso è il numero 65. Leggiamo la descrizione dell'attività, che è sempre quella. In questo caso si tratta di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e di impianti sportivi. Qual è la caratteristica di queste attività? Quando è che sono soggette ai controlli di prevenzione incendi, quindi rientrano nell'attività 65? Quando o si superano le 100 persone presenti, oppure quando la superficie impianta è superiore a 200 metri quadrati. Nell'ambito di questa macro categoria di attività 65 sono individuate due sottoclassi. La prima è gli impianti locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, che hanno una capienza fino a 200 persone, tenuto conto che il limite inferiore a 100 persone, quindi da 101
a 200 persone rientrano nella sottoclasse 1. E oltre 200 persone rientrano nella sottoclasse 2. Quindi vedete che la sottoclasse è la descrizione specifica del tipo di attività. Ora, alla sottoclasse è abbinata la categoria, quindi l'obbligo procedurale. La sottoclasse 1, quindi fino a 200 persone, è definita di categoria B. La sottoclasse 2 è definita di categoria C. Quindi un impianto, diciamo un cinematografo per intenderci, con una capienza parrocchiale di capienza di 180 persone, per iniziare, per essere, diciamo, iniziare l'attività, dovrà presentare un esame progetto, perché si tratta comunque di categoria B, e dovrà presentare la scia. Non sarà sottoposto a visite certe, ma può essere sottoposto a controlli a campione. Viceversa, un teatro o un impianto sportivo con una capienza superiore a 200 persone dovrà, diciamo, presentare un esame progetto e sarà sicuramente sottoposto a visite e controlli di prevenzione di incendi, che peraltro, se si tratta, diciamo, di locali di pubblico spettacolo, rientrano in quelli poi svolti dalle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, quindi vengono unificati nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi. Un altro esempio, in cui abbiamo ancora più sottoclassi, è l'attività 66, che riguarda le strutture ricettive in generale, quindi alberghi, motel, villaggi albergo, eccetera, eccetera. La descrizione completa, vedete, dell'attività è questa, che è sempre uguale, si ripete per le varie sottoclassi, quindi alberghi, pensioni, motel, eccetera, eccetera, strutture turistico-ricettive all'aria aperta, con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Quindi abbiamo due, diciamo, riferimenti: le strutture ricettive, diciamo così, al chiuso, che hanno una capacità di diciamo oltre 25 posti letto, e le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Questi sono i limiti entro i cui, oltre i quali si rientra nell'attività 66, quindi si devono attivare i procedimenti di prevenzione di incendi. Nell'ambito di questa macro categoria sono state individuate quattro sottoclassi. Quindi la 1 riguarda le strutture ricettive al chiuso, chiamiamolo così, fino a 50 posti letto, quindi da 26 a 50 posti letto. La 2 riguarda le strutture ricettive un po' più grandi, da 51 a 100 posti letto. La 3 riguarda invece un'altra categoria, le strutture ricettive all'aperto, che hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone, e la 4 sono invece le strutture ricettive, di nuovo al chiuso, con oltre 100 posti letto. Per ognuna delle sottoclassi è stata abbinata una categoria, quindi vedete che per la sottoclasse 1, quindi fino a 50 posti letto, la categoria è A, quindi basta presentare la scia per avviare una nuova attività, diciamo un albergo, una pensione fino a 50 posti letto. Poi le categorie diventano B nel caso della 2 e la 3, o C nel caso della 4, quindi alberghi con oltre 100 posti letto. Quindi il concetto è sempre la stessa anche per altre attività, quindi vedete qua le scuole, anche qua sono definite quattro sottoclassi, perché, diciamo, la scuola, il limite, diciamo, di assoggettabilità della scuola è stato individuato nel numero di persone presenti, però nell'ambito della scuola è stata inserita anche l'attività specifica di asilo nido, che rientra nell'attività soggetto quando supera le 30 persone presenti. E quindi abbiamo le quattro sottoclassi, in cui la prima, la seconda e la quarta riguardano le scuole, e quindi fino a 150, fino a 300 la B, e oltre 300 la sottoclasse 4. E poi la sottoclasse 3 invece riguarda gli asili nido con oltre 30 persone presenti. E possiamo avere, diciamo, altri esempi, qui parliamo degli uffici, in cui l'unico parametro di riferimento sono le persone presenti, oltre 300 persone presenti. E quindi si va fino a 500, da 500 a 800 e oltre 800. Quindi vedete sempre il principio di proporzionalità, quindi procedimenti diversi in funzione della dimensione, se vogliamo, dell'azienda in questo caso, perché da 300 a 500 si considera di categoria A, quindi semplicemente presentazione della scia, da oltre 800, quindi dimensioni maggiori, si è scelto questo come parametro, e la categoria C, quindi esame progetto, presentazioni della scia e sopralluogo certo. Ancora altri esempi, qui abbiamo 75, addirittura abbiamo 6 sottoclassi, perché abbiamo autorimesse che si differenziano in base alle
alla superficie della torrimessa, e poi abbiamo anche altre categorie che sono deposito e ricovero di natanti aeromobili o deposito di mezzi rotabili al chiuso come treni, tram, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo, diciamo, si ampliano un po' le sottoclassi. Quindi i procedimenti, se entriamo adesso nello specifico, previsti dal DPR 151 del 2011 e poi declinati con maggiore dettaglio nel decreto 7 agosto 2012, sono la valutazione dei progetti, che per quello che abbiamo detto riguarda le attività di categoria B e di categoria C. La scia, che invece riguarda tutte le attività, no? Qualunque tipo di attività, categoria A, B e C. Un'attestazione di rinnovo, la scia, diciamo, non ha una valenza infinita, ha una valenza, una durata precisa, diciamo, in funzione del tipo di attività, e quindi trascorso quel tempo deve essere rinnovata questa attestazione, diciamo, le condizioni per cui è stata presentata la scia, attraverso un'attestazione di rinnovo. Anche in questo caso è un adempimento che riguarda tutte le categorie, quindi tutte le attività e tutte le categorie, ovviamente. La richiesta di deroga è un procedimento un po' particolare, si tratta, diciamo, di un esame, diciamo, un progetto nel quale diciamo, viene chiesta una deroga all'applicazione di una norma, di una regola tecnica di prevenzione di incendi, in cui non c'è la possibilità di rispettare qualche punto della regola tecnica, e proponendo, diciamo, delle misure di sicurezza alternative che diano comunque lo stesso livello di sicurezza. Per la complessità della materia, questa richiesta di deroga, che viene comunque presentata ai comandi provinciali, viene poi, però, diciamo, la deroga viene concessa dal direttore regionale, che sente i pareri del comando provinciale, di un comitato che si chiama Comitato Tecnico Regionale, che appunto si riunisce proprio presso la direzione regionale, che appunto esamina le richieste di deroga e esprime il suo parere. Quindi il direttore regionale, sentiti, diciamo, i pareri di tutti questi enti e comitati, rilascia poi, o non rilascia, insomma, dà il suo parere conclusivo sulla richiesta di deroga. La richiesta di deroga riguarda tutte le attività che sono soggette al rispetto di una regola tecnica di prevenzione incendi. Poiché le regole tecniche di prevenzione incendi si applicano anche a attività, in alcuni casi, non soggette ai controlli di prevenzione incendi, questo procedimento si applica sia alle categorie A, B e C di tutte le attività, ma anche alle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, che però devono rispettare una regola tecnica di prevenzione incendi, perché sono comprese nel campo di applicazione. Ci sono poi dei procedimenti, diciamo, istituiti, questi procedimenti, diciamo, del tutto nuovi, come la richiesta di nulla osta di fattibilità, che è una, diciamo, sostanzialmente una richiesta di una valutazione progetto su aspetti specifici della sicurezza antincendio, che si vuole già, con cui si chiede al comando l'espressione di un parere preliminare prima ancora della progettazione definitiva. Serve proprio, diciamo, ad avere un parere formalizzato su alcuni aspetti che poi sono determinanti per la progettazione definitiva. Trattandosi di un esame progetto, di fatto, riguarda solo le attività di categoria B e C. Un altro procedimento, diciamo, nuovo e volontario, perché anche in nulla osta di fattibilità è un procedimento di tipo volontario, mentre tutti gli altri sono obbligatori. Anche la verifica in corso d'opera è un procedimento volontario, si può chiedere o si può non chiedere. In che cosa consiste? Consiste nel chiedere una visita, un sopralluogo al comando provinciale ancora nel corso dei lavori, per verificare alcuni aspetti che magari in seguito ad opera finita sarebbe difficile, diciamo, controllare. Anche in questo caso, diciamo, il procedimento è volontario, e trattandosi di una visita di controllo può riguardare una qualsiasi delle categorie, quindi categoria A, categoria B o categoria C. La voltura è semplicemente, diciamo, la notifica con cui si informa, diciamo, il comando provinciale del cambiamento della titolarità della pratica di prevenzione incendi, quindi intestazione della pratica di prevenzione incendi, con l'assunzione degli obblighi previsti dal decreto per i responsabili delle attività.
Ecco, il flusso dei procedimenti, diciamo, questo schema rappresenta, diciamo, abbastanza in maniera sintetica, ma è abbastanza espressiva, il flusso dei procedimenti per le varie categorie. Quindi se partiamo dalla categoria A, quindi abbiamo detto quelle sono più a basso rischio, standardizzate, quindi hanno una regola tecnica di riferimento, l'unico elemento previsto, diciamo, è la contestuale, diciamo, l'avvio tramite segnalazione certificata di inizio attività, e diciamo, a cui fa seguito eventualmente un controllo a campione entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Perché qui c'è scritto contestuale deposito di progetto per categoria A? Perché non essendo previsto un esame progetto, il controllo dovrà avvenire ovviamente sulla base della documentazione tecnica, e per cui la documentazione relativa alla dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza antincendio dovrà avvenire in fase di presentazione della SCIA, ma non è soggetta a valutazione, è semplicemente un elemento che serve poi per il controllo, no? Per le attività di categoria B, quindi attività a rischio medio, è prevista la valutazione del progetto, l'avvio tramite segnalazione certificata di inizio attività, e anche in questo caso il sopralluogo potrà essere svolto a campione nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Per le attività di categoria C, che sono considerate quella più elevato rischio, vi è sempre la presentazione del progetto preliminare alla presentazione, diciamo, dell'avvio dell'attività tramite SCIA. In questo caso però è previsto il sopralluogo di controllo obbligatorio, e questo sopralluogo di controllo si conclude con il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Certificato di prevenzione incendi che nel passato, diciamo, era l'atto autorizzativo, diciamo, ai fini della prevenzione incendi dell'attività. Oggi non è più un atto autorizzativo, è stato eliminato l'atto autorizzativo, l'unico atto autorizzativo è la SCIA, è rimasta questa dizione certificato di prevenzione incendi, che peraltro nella prossima revisione del nuovo regolamento, che è già in fase di, diciamo, di redazione, sparirà anche questa dizione, però oggi ancora c'è, quindi sostanzialmente si tratta di un verbale di sopralluogo, diciamo, speciale per attività di categoria C, però, diciamo, non è un atto autorizzativo, è semplicemente il risultato di un controllo specifico, diciamo, fatto in una certa data di quell'attività. Quindi quali sono, diciamo, i soggetti che il regolamento coinvolge e che devono, diciamo, svolgere hanno un compito, diciamo così. Nelle istanze è previsto sicuramente il titolare dell'attività che presenta, sottoscrive la segnalazione dell'attività tramite atto notorio, quindi la SCIA è un'autocertificazione a firma del titolare dell'attività. Allegata alla SCIA, diciamo, fa parte del pacchetto SCIA, c'è un'asseverazione di un tecnico abilitato, quindi un professionista iscritto a un ordine professionale, che assevera, quindi, diciamo così, diciamo in qualche modo certifica che l'opera è stata realizzata nel rispetto della normativa di prevenzione di incendi e del progetto, se c'è stato un progetto approvato. Quindi è una, quel che si chiama asseverazione, no? Quindi è un termine, diciamo, importante, perché in questo modo il tecnico si assume la responsabilità di dire che, diciamo, quello che è stato realizzato è effettivamente conforme a ciò che è stato approvato e comunque, diciamo, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione di incendi. E, diciamo, questo dà la possibilità al titolare dell'attività di avviare la sua attività produttiva o anche non produttiva, se non si tratta di attività produttive, senza aspettare i controlli della pubblica amministrazione. Il tecnico assevera e vengono allegate certificazioni specifiche che riguardano la sicurezza antincendio a firma di professionista antincendio, ma anche di altri soggetti, installatori, eccetera, eccetera. Il professionista antincendio chi è? È un tecnico, diciamo, particolare, un tecnico abilitato, però iscritto anche negli albi del Ministero dell'Interno che riguardano appunto la tematica della prevenzione incendi. Il Ministero dell'Interno ha istituito questo albo
e diciamo, i professionisti iscritti a questo albo possono sottoscrivere diciamo, certificazioni che riguardano la sicurezza antincendio, per esempio in materia di resistenza al fuoco o in materia di installazione di prodotti con un certo tipo di reazione al fuoco. Quindi una serie di documenti possono e hanno anche altre, diciamo, altre competenze specifiche, per esempio presentazioni di progetti particolari come ad esempio la richiesta di deroga possono essere presentati soltanto da professionisti antincendio. Quindi i tre soggetti che sicuramente devono intervenire nell'ambito della presentazione di una SCIA. Per quanto riguarda diciamo, la valutazione del progetto, il tema valutazione del progetto, che è, ripetiamolo, diciamo, un adempimento obbligatorio per attività di categoria B e di categoria C, quando si devono presentare diciamo, i progetti? Sicuramente quando si tratta di avviare una nuova attività, devo costruire un nuovo edificio, oppure c'è una modifica di destinazione d'uso di un edificio che prima erano, per esempio, un edificio di civile abitazione, diventa degli uffici, quindi è proprio una modifica totale di destinazione d'uso, quindi è come se fosse una nuova attività, quindi in caso di nuova attività, oppure in caso di modifiche, ma non in tutte le modifiche. Nei precedenti regolamenti di prevenzione incendi non era specificata questa in quali casi si dovessero presentare nuovi esami progetti, per cui si doveva farlo sostanzialmente in ogni occasione di modifica. Nel nuovo regolamento diciamo, è necessario presentare una nuova valutazione progetto per un'attività esistente quando ci sono delle modifiche definite con aggravio di rischio delle precedenti condizioni di sicurezza antincendio. Quindi poi sono definite diciamo, queste tipologie di modifiche, però se c'è una modifica con un aggravio del rischio bisogna ripresentare una nuova valutazione del progetto, però limitatamente alla modifica che si sta diciamo, che si ha intenzione di effettuare. La richiesta di esame progetto che viene fatta con questo modulo che si chiama PIN 1 è allegata, sono allegata poi la documentazione tecnica, che sono la documentazione tecnica descritta nel decreto 7 agosto 2012 a firma del tecnico abilitato, non è necessario che sia un professionista antincendio, e poi l'attestato di versamento che è, diciamo, si riferisce alla valutazione del progetto con le tariffe riportate nel sito dei Vigili del Fuoco, dopo c'è il link per ogni tipo di attività, ogni tipo di procedimento. Per la segnalazione certificata di inizio attività, la segnalazione certificata nel momento se riguarda un'attività che non è un'attività produttiva viene presentata diciamo, al comando provinciale, così come anche la richiesta di esame progetto. Nel momento in cui invece riguarda un'attività produttiva, le istanze vengono presentate sempre allo sportello unico, che poi le trasmette al comando provinciale. Nel momento in cui c'è l'interoperabilità dei sistemi, ovviamente questa trasmissione è più semplice e dà una maggiore una maggiore semplicità di trasmissione, altrimenti poi si deve andare con i sistemi di posta elettronica, che sono un po' più complessi dal punto di vista della gestione. Ecco, anche in questo caso, nella segnalazione certificata di inizio attività, l'abbiamo già detto in precedenza, interviene il responsabile dell'attività che la sottoscrive, il tecnico abilitato che sottoscrive l'asseverazione, il provvista antincendio e gli installatori sottoscrivono le varie certificazioni, ognuno per quella di competenza. Per esempio gli installatori sottoscrivono le dichiarazioni di conformità degli impianti. E questa segnalazione riguarda tutte le categorie, la categoria A, la categoria B e la categoria C. Abbiamo detto che alla SCIA segue un controllo, no? Che può essere a campione nel caso dell'attività di categoria A o di categoria B, ed è certo nel caso della categoria C.
Il controllo avviene entro 60 giorni, diciamo, di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e quindi nel momento in cui avviene il controllo da parte dell'amministrazione, quindi del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e si trovano delle carenze, dei requisiti di sicurezza antincendio rispetto a quelli che dovevano essere, erano stati presentati nel progetto, comunque dovevano essere presenti per effetto della normativa di sicurezza applicabile, il comando può chiedere la rimozione dei pericoli e poi chiedere anche alle autorità competenti, quindi il comune, la prefettura per quanto di competenza, l'interruzione dell'attività, il divieto di prosecuzione dell'attività limitatamente alle parti pericolose, a meno che è il caso più comune, nei 45 giorni successivi allo sopralluogo il titolare dell'attività non provvede a conformare l'attività ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla normativa. Quindi sostanzialmente, se si verifica una non conformità alle norme di sicurezza antincendio per effetto di questo controllo, se si giudica che questa cosa sia rimovibile entro 45 giorni, si fa un verbale di sopralluogo in cui si chiede al titolare dell'attività di conformare l'attività entro il tempo massimo di 45 giorni. Se questo non accade o se la cosa si ritiene particolarmente pericolosa, si può agire subito segnalando poi alle autorità competenti il divieto di prosecuzione dell'attività. In caso invece di esito positivo del controllo, il comando rilascia il certificato di prevenzione di incendio, ovvero abbiamo detto questa sorta di verbale di sopralluogo che assume il nome di certificato di prevenzione di incendio per attività di categoria C, mentre per le altre attività di categoria A e di categoria B rimane sempre un verbale di sopralluogo che attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio. Quindi sottolineiamo ancora una volta che questo certificato, che ripeto ha ancora questo termine, che però non corrisponde più al nome, al certificato, è semplicemente un attestato che ha validità in quel momento delle condizioni di rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio prevista dalla normativa antincendio e dal progetto approvato, se esistente, quindi per attività di categoria B e di categoria C. E non ha una validità temporale, nel senso che la validità temporale è quella della SCIA, della segnalazione certificata di inizio attività, che è l'unico atto che autorizzativo da questo punto di vista, mentre invece il certificato è riferito alla data sostanzialmente del controllo. Abbiamo detto che quando si modifica un'attività bisogna attivare degli obblighi, che potrebbero essere anche l'esame progetto. Abbiamo introdotto il concetto di modifica con aggravio di rischio senza aggravio. Allora, diciamo che il decreto gestisce anche la tematica delle modifiche delle attività esistenti, che non richiedono necessariamente l'avvio di tutti i procedimenti, per cui le modifiche sono state suddivise in modifiche rilevanti a fine della sicurezza antincendio, cioè delle modifiche che hanno un impatto sul rispetto della normativa, e modifiche non rilevanti a fine della sicurezza antincendio, ovvero che sono considerate non sostanziali a fine antincendio da specifiche norme tecniche. Partiamo da quella più semplice: se la modifica rientra tra quelle non rilevanti, queste modifiche non devono essere sottoposte a un giudizio o una segnalazione particolare, ma semplicemente vanno documentate al comando dei Vigili del Fuoco all'atto della presentazione del rinnovo di conformità antincendio. Quindi l'attestazione del rinnovo di conformità antincendio documenterà anche tutte le modifiche non rilevanti che si sono messe in atto nell'ambito degli anni che sono trascorsi tra la presentazione della SCIA e quella del rinnovo. Se la modifica invece è rilevante a fine della sicurezza antincendio, in questo caso dobbiamo, sempre nell'ottica della proporzionalità dei procedimenti,
bisogna diciamo, classificarle ulteriormente e capire se queste modifiche rilevanti comportano un aggravio o un non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, perché se non comportano un aggravio, allora bisogna notificare queste modifiche in ogni caso immediatamente, però semplicemente attraverso una nuova segnalazione certificata di inizio attività, quindi un'altra autocertificazione riferita soltanto diciamo, alle modifiche che vengono documentate attraverso una, diciamo, una dichiarazione di non aggravio del rischio antincendio firmata da un tecnico abilitato, quindi è una descrizione delle modifiche che sono state effettuate e con la dimostrazione, diciamo così, perché queste modifiche non costituiscono un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Se invece le modifiche sono un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, e in questo caso bisogna, in funzione della categoria dell'attività, bisogna ripresentare una SCIA per attività di categoria A. E per attività di categoria B invece bisogna ripassare da una valutazione del progetto per la valutazione, diciamo, della modifica che con aggravio che si intende fare, e successivamente alla valutazione del progetto si ripresenta la SCIA. Quindi, in funzione del tipo di modifica, o non si presenta nulla, nel senso che si notifica la modifica all'atto del rinnovo, quindi modifiche non rilevanti, oppure per le modifiche rilevanti si ripresenta una SCIA con una dichiarazione di non aggravio, oppure si deve ripassare dalla valutazione del progetto per le categorie B e C, oppure alla presentazione della SCIA completa per attività di categoria A. Ci sono, diciamo, i criteri per individuare quali sono le modifiche, diciamo, rilevanti, sono state pubblicate nel decreto 7 agosto del 2012, non sono delle indicazioni puntuali precise, ma sono appunto dei criteri, perché poi il professionista che deve fare una sua valutazione sull'entità e il tipo di modifica che viene effettuata, no? Se per esempio se parliamo delle modifiche che riguardano la protezione delle persone, misure di protezione delle persone, parliamo per esempio dei sistemi delle vie di esodo, no? Se aumenta l'affollamento delle persone e questo affollamento va oltre, diciamo, la capacità di dimensionamento delle vie di uscita che c'era in precedenza, e ovviamente questa è una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio, andrà documentata, mentre invece se al contrario, diciamo, non sarà una modifica rilevante. E introduciamo anche il concetto, diciamo, di raccordo tra i procedimenti di prevenzione incendi, diciamo, svolti presso i comandi e la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, quindi da DPR 160. Diciamo, questo raccordo era diciamo molto, molto, molto complesso quando non esistevano sistemi informatici interoperabili, perché i SUAP hanno i propri sistemi, diciamo, informatici, le proprie piattaforme, e i Vigili del Fuoco hanno predisposto questo sistema prevenzione incendi centrale, che però, diciamo, già dall'inizio è nato anche con l'obiettivo di avere un'operabilità con interoperabilità, scusate, con gli sportelli unici dei SUAP, proprio per consentire quello che dice la legge, diciamo che i sistemi devono essere interoperabili in modo tale che il cittadino possa, presentando una pratica, diciamo, al SUAP, poi direttamente questa pratica essere inoltrata ai vari enti competenti, quindi richiedere i vari pareri di competenza, i Vigili del Fuoco, le ASO, le ATS, provincia, insomma, chiunque debba esprimere un parere su quella pratica, e quindi in questa ottica i vari sistemi devono essere, diciamo, interoperabili. La ricevuta, diciamo, della presentazione della pratica è quella rilasciata dal SUAP, no? E quindi la presentazione dell'esame progetto, per esempio, al SUAP, la ricevuta di presentazione è quello che attesta appunto l'avvenuto adempimento, così come pure per la
per la scia. Questa pratica poi viene inoltrata a tutti gli enti competenti, tra cui il comando. Ovviamente, se la pratica si riferirà soltanto ad adempimenti di prevenzione di incendi, come spesso accade, e allora la pratica sarà inoltrata semplicemente al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. ISUAP quindi agisce come punto unico di accesso alle attività produttive per tutti gli adempimenti richiesti ed opera solo in via telematica, quindi oggi l'invio cartaceo non è più previsto. Il concetto, la semplificazione è quella che appunto il richiedente ha una risposta unica. Questo chiaramente sempre se si presenta una richiesta unica. Se si presentano n richieste, ognuna riguardante un aspetto, si avranno ovviamente sempre n risposte. E la presentazione della pratica, chiamiamola così, noi parliamo di procedimenti di prevenzione di incendi, quindi si tratterà o di un esame progetto o di una scia, richiede il controllo di regolarità formale che dovrebbe essere automatizzato, no? per i fini richiesti dalla legge, dal DPR 160. Quindi un controllo automatizzato che guida anche il richiedente nella compilazione della richiesta o della presentazione della scia. Dopodiché, controllata la regolarità formale, entro pochi giorni, 5 giorni, la pratica viene trasmessa per inoltre agli enti competenti, nel nostro caso ai comandi provinciali, per poi l'espressione del parere di competenza. Quindi la regolarità formale della pratica, ripetiamo, non è sostanziale, non si va a controllare il contenuto delle certificazioni, se sono il contenuto addirittura degli elaborati grafici o della relazione tecnica. Questo è un compito, un controllo di merito che poi viene svolto dal comando nell'ambito dei suoi controlli di competenza, no? Quindi qua parliamo di regolarità formale, quindi significa la corretta compilazione dei campi predefiniti nella modulistica, e la completezza documentale, nel senso che se devono essere presentati degli allegati obbligatori, questi allegati ci devono essere, faccio un esempio, nella scia. Se non c'è la asseverazione, questo è un allegato obbligatorio, non può essere presentata una scia senza l'asseverazione. Mentre invece il numero degli allegati tecnici, quindi la certificazione, questa è definita dal tipo di pratica e quindi è definita dal professionista che compila la scia dall'asseverazione. E poi la completezza formale riguarda anche l'avvenuto pagamento delle tariffe di prevenzione di incendi che sono pubblicate sul sito del Vigil Fuoco attraverso questo link. Questo pagamento avviene attraverso il portale Pago PA di Vigil del Fuoco o altri sistemi di pagamento che possono essere consultabili sui siti dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Vediamo velocemente anche la modulistica che peraltro è stata pubblicata anche con collaborazione con Agid in modalità telematica, quindi riprodotto praticamente lo stesso schema in modalità telematica. Il modello P1 riguarda l'esame, la richiesta di esame progetto, quindi ricordiamo attività di categoria B e di categoria C. Cosa fa il comando una volta ricevuta l'istanza di esame progetto? Il parere viene lasciato in 60 giorni, però entro i primi 30 giorni può chiedere, se necessario, delle integrazioni documentali laddove la documentazione non fosse completa o ci fossero aspetti non chiari. Quindi entro il 30° giorno va espressa va comunicata la richiesta di integrazione, i termini si interrompono fino al ricevimento poi della documentazione integrativa. Quindi il termine totale è 60 giorni, che però devono essere interrotti nel momento in cui si presenta la richiesta di documentazione integrativa e ripartono nel momento in cui la documentazione integrativa viene presentata.
Quindi il SUAP da parte sua, diciamo, cosa fa? Inoltre, essendo diciamo, lo sportello di, diciamo, che riceve la documentazione, la richiesta, inoltre immediatamente dopo i controlli formali la documentazione al comando, inoltre la richiesta di integrazione, inoltre le integrazioni che sono state presentate e quindi chiude la pratica al ricevimento del parere del comando provinciale. Per quanto riguarda la SCIA, anche il termine di procedimento anche qui è 60 giorni, cioè il termine previsto entro cui si svolgono i sopralluoghi, e la modulistica è questa, si chiama PIN 2, e qui abbiamo, ripeto, per le attività di categoria A e di categoria B, i sopralluoghi possono essere svolti anche a campione, e il comando, diciamo, rilascia anche su richiesta dell'utente il verbale di sopralluogo, quindi sempre tramite, diciamo, il SUAP. Per la categoria C, questo verbale abbiamo detto che di fatto si chiama certificato di prevenzione incendi. Per tenere conto dei tempi di trasmissione dei controlli formali, la pratica viene chiusa al SUAP dopo 5 giorni del tempo utile, quindi al 65° giorno. Che cosa accade? Può capitare che il comando possa fare dei controlli anche oltre i 60 giorni, il 65° giorno, sia per motivi organizzativi dovuti al carico di lavoro del comando, sia perché magari può capitare che il comando faccia dei controlli anche su segnalazioni per effetto di esposti, eccetera, e quindi questo può avvenire in qualunque momento di vita dell'attività e per cui si apre il procedimento dal punto di vista del comando e quindi in questo caso diciamo il canale di comunicazione ritorna a essere quello del comando provinciale, quindi se si agisce dal punto di vista del comando provinciale oltre i 65 giorni per cui il procedimento del SUAP risulta concluso, allora il comando inoltra direttamente al titolare dell'attività e a tutti gli altri enti competenti le comunicazioni del caso, quindi l'obbligo di conformazione, per esempio, oppure diciamo, il verbale positivo diciamo, di sopralluogo. Il suo, per la parte sua, diciamo, può riaprire la pratica per al fine diciamo, di acquisire l'ulteriore documentazione che è stata prodotta, per esempio, dall'utente a seguito delle richieste fatte dal comando. Comunque, diciamo, il concetto è che se si agisce dopo i 65 giorni, per cui il SUAP ha già chiuso la pratica, il comando comunica direttamente all'utente e a tutti gli altri enti interessati, comune, diciamo, prefettura, che sono quelli più direttamente interessati nel caso in cui l'attività non sia conformata alle norme tecniche di prevenzione incendi. Il rinnovo periodico di conformità e la modulistica si chiama PIN numero 3, diciamo non prevede diciamo adempimenti specifici, è l'adempimento della parte del titolare dell'attività che presenta appunto l'attestazione del rinnovo periodico che deve essere fatta entro un termine di 5-10 anni, dipende dal tipo di, diciamo, di attività, è prevista una periodicità. E il comando verifica che sia, diciamo, l'adempimento sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti, quindi 5-10 anni previsti dal DPR 151-2011, quindi diciamo, la pratica viene chiusa sostanzialmente subito. L'istanza di deroga è una istanza, diciamo, un esame progetto un po' particolare, sono previsti termini di 90 giorni per la conclusione, di cui diciamo 30 giorni a favore del comando provinciale che deve esprimere il suo parere e 60 giorni a favore della direzione regionale che deve acquisire anche il parere del comitato tecnico regionale e poi esprimere il suo parere definitivo, no? L'espressione definitiva sull'istanza di deroga. Quindi il comando nell'ambito dei 90 giorni rilascia il provvedimento, diciamo, questo esame progetto particolare sulla deroga. E anche il SUAP, quindi dopo i 90 giorni, chiuderà la pratica con il procedimento, diciamo, l'esame progetto
da inoltrare al titolare dell'attività, al responsabile dell'attività. La modulistica del nulla osta di fattibilità, ripeto, questo è un procedimento volontario, il titolare dell'attività sceglie se attivarlo oppure no, non è necessario ai fini della SCIA, comunque. È un esame progetto che riguarda alcuni aspetti specifici della sicurezza antincendio, potrebbero essere le vie di esodo, sistemi di evacuazione di fumo e calore, impianti antincendio o anche più aspetti, normalmente per attività di tipo complesso e per diciamo una fase progettuale preliminare, quindi proprio per valutare la fattibilità del progetto poi completo. Il termine di procedimento è 30 giorni in questo caso, un termine più ridotto. Il comando quindi deve rilasciare sempre tramite il SUAP entro 30 giorni il suo, diciamo, suo parere, la sua valutazione. La richiesta di verifica in corso d'opera è una richiesta di sopralluogo, anche qua un procedimento di tipo volontario che viene attivato nei casi in cui lo ritengo opportuno il responsabile dell'attività, per verificare anche qui alcuni aspetti specifici che sarebbe, diciamo, una motivazione che sarebbe più difficile poi controllare in fase, diciamo, di opera compiuta, completata. Anche qua il termine è 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, che qua il comando rilascia il suo parere, diciamo, che è quello che viene poi sostanzialmente dopo il sopralluogo, si fa un sopralluogo, entro i 30 giorni viene rilasciato il parere, anche qua tramite il SUAP. E poi c'è una modulistica che riguarda, diciamo, la voltura, un subingresso, quindi un nuovo responsabile dell'attività che subentra al precedente, dichiarando quindi diciamo di osservare e di assumersi gli obblighi previsti per la gestione dell'attività previsti dal decreto 151. Diciamo che è un procedimento che viene fatto sostanzialmente immediatamente, e quindi anche il SUAP dopo, diciamo, se non ci sono osservazioni, dopo la 30 giorni, salvo comunicazione, chiude questa pratica di comunicazione sostanzialmente. Quindi per quanto riguarda il dialogo con il SUAP, abbiamo detto che il dialogo deve avvenire tra il comando provinciale e il SUAP, e i SUAP sono l'interfaccia con il pubblico, con gli utenti, e quindi a cui sono gli sportelli sostanzialmente a cui i cittadini e le imprese devono rivolgersi poi per ottenere i pareri, e, diciamo, sempre meno autorizzazioni, ma sempre più pareri a esito di controlli da parte delle pubbliche amministrazioni. Ecco, a questo punto io avrei completato la mia parte, e quindi restituisco la parola a Oriana. Quindi. Grazie, grazie mille, ingegner Palumbo, grazie per il dettaglio e la completezza della presentazione. Adesso lascio la parola al dottor Andrea Tantillo, che ci farà vedere in modo pratico come viene gestita la presentazione delle pratiche e su Imprese in un giorno, e come è stata impostata in qualche modo l'interoperabilità. Magari chiedo all'ingegner Palumbo se può togliere la condivisione del... Ok, perfetto, grazie mille, lascio la parola ad Andrea Tantillo, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio la dottoressa Mottadelli e l'ingegner Palumbo per questo affondo sul regolamento di prevenzione incendi e dintorni e sul modalità di gestione operativa delle pratiche SUAP, appunto nel rapporto tra Vigile del Fuoco e SUAP, che appunto abbiamo lavorato per poter identificare queste che è una sorta di prassi operative in compliance con la normativa per far sì che gli utenti e le imprese in generale possano trovare sul territorio lombardo uniformità di procedure, perché sappiamo che i tecnici e i professionisti che presentano le pratiche di prevenzione incendi molto probabilmente avranno a che fare con più territori, quindi lo scopo è proprio andare nell'ottica della semplificazione e avere
procedure omogenee, più omogenee possibile. Le procedure che ha descritto sono valide a prescindere, tra l'altro, dall'applicativo utilizzato. Come anticipava la dottoressa Mottadelli, sicuramente il mio compito è illustrarvi la modalità di gestione di queste pratiche e dell'avvio dell'interoperabilità tra il portale impreseinungiorno.gov.it e il portale Prince dei Vigili del Fuoco, che utilizzano, appunto, come ha illustrato inizialmente il direttore, da circa un anno e mezzo. Preliminarmente però abbiamo pensato di darvi uno spaccato della situazione della gestione dei SUAP da parte dei comuni lombardi. È un'attività che abbiamo sempre svolto quotidianamente e costantemente nell'ambito del nostro servizio, però non avevamo ancora avuto occasione di illustrarvi, quindi cogliamo questo momento. E anche per darvi una visione su quello che è il nuovo allegato al DPR 160 del 2010 e di farvi vedere un po' quello che è lo stato dell'arte, nuovo allegato tecnico, dove tra l'altro questa interoperabilità tra i portali Imprese in un Giorno e di Prince cade a pennello, nel senso che è stato appunto studiato seguendo già i protocolli del nuovo allegato tecnico. Quindi entro nel merito della mia presentazione e dandovi questa mappa del territorio lombardo sulla base della rispetto alle modalità di gestione del SUAP dei comuni lombardi. Vediamo come abbiamo circa un 50% e 50% rispetto alla modalità di gestione in forma associata, che vediamo qui visualizzata in questo giallo ocra, e in modalità singola, che vediamo qui visualizzato con questo blu verde acqua, insomma. E poi in rosso quei comuni che hanno optato per la gestione del SUAP per il tramite delle Camere di Commercio Lombarde. Attualmente questo servizio è svolto nelle province di Bergamo, di Milano, di Lodi, di Monza Brianza, Mantova e Sondrio. Quindi vediamo circa 813 SUAP sui 1506 comuni lombardi, 88 dei quali quindi svolgono la funzione di SUAP in forma associata, circa il 10%, e i restanti ovviamente sono singoli, quindi corrispondono ai comuni singoli di fatto. Con attinenza alla diffusione degli applicativi e quindi altresì con dove è attiva fondamentalmente l'interoperabilità, abbiamo questo spaccato che ci dà la visione sul 73% dei comuni lombardi, quindi una forte presenza della piattaforma camerale, e di circa un 27% invece dei comuni che utilizzano soluzioni proprietarie, piattaforme proprietarie, che li vediamo qui nella mappa in colore arancione, verde, giallo e rosa. Con attinenza alla visione invece dal punto di vista dei SUAP abbiamo il 82-83% che gestiscono appunto il SUAP per il tramite della piattaforma camerale e il 17% dei SUAP invece con piattaforme proprietarie. C'è stato un avanzamento anche nel corso di quest'anno della diffusione della piattaforma camerale e poi notiamo, come vedete qui, più 35 rispetto all'anno scorso, e poi notiamo che abbiamo ancora qualche comune che, diciamo, è resistente alla digitalizzazione, nel senso che abbiamo ancora un paio di comuni che utilizza la PEC, ma che, come adesso andremo a vedere, si dovranno adeguare. Non solo loro, anche coloro che utilizzano altre piattaforme, al nuovo allegato tecnico di cui al DPR 160 del 2010, per cui stiamo attendendo oramai prossime le relative specifiche tecniche. Quindi andiamo a esplorare, a fare una veloce panoramica su il nuovo allegato tecnico e sullo stato di avanzamento dei lavori. Come sapete, nel novembre dell'anno scorso è stato emanato questo decreto interministeriale, quindi di concerto con la funzione pubblica, il MISE e il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, che va ad abrogare il precedente allegato tecnico del 2010,
proprio perché oramai aveva fatto la sua età e sappiamo che, diciamo, le tecnologie progrediscono molto velocemente. E quindi sono state approvate le nuove modalità tecniche di comunicazione e trasferimento dati tra i SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti, quindi tra imprese, SUAP e enti competenti. Di questo allegato tecnico che descrive queste modalità di comunicazione tra i vari soggetti sono previsti specifici requisiti tecnici e qui abbiamo le tre vie in relazione a questi requisiti, quindi rispetto all'architettura logica, quindi l'insieme degli elementi, dei componenti che vanno a definire queste modalità di comunicazione telematica, di cui faremo nelle prossime slide uno specifico affondo, le attività, i messaggi e le informazioni, quindi tutte quelle attività previste per la presentazione delle istanze e tutte quelle informazioni richieste per la comunicazione tra i vari soggetti, e la sicurezza, ossia il complesso delle regole che tutti i soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento SUAP devono adottare per garantire la privacy, diciamo, il non ripudio delle comunicazioni che intercorrono nell'ambito di questa architettura. L'architettura logica, come vi anticipavo, facciamo un veloce affondo perché è quella che forse ci interessa di più anche dal punto di vista del cambiamento, è costituita fondamentalmente da quattro componenti. La componente di front office, quella di back office, la componente ente terzi e la componente catalogo del sistema informatico degli sportelli unici, che forse è un po' la componente più innovativa. Le altre, bene o male, sono intuibili, abbiamo anche imparato a conoscerle nel corso di questi anni, se comunque non così standardizzate e secondo la previsione di specifiche regole, ossia delle specifiche tecniche che vedranno la luce a breve. Quindi abbiamo la componente di front office che consente appunto l'interazione del richiedente con il SUAP, all'interno del quale dovremo trovare anche tutte le informazioni, gli atti, la modulistica volte a presentare l'istanza e a interagire con il SUAP, quindi con la componente di back office, e appunto la componente di back office che serve a ricevere la pratica da parte del richiedente e di consentire l'interazione con quest'ultimo e con gli enti terzi, ossia con la componente enti terzi. Componente enti terzi, per l'appunto, che è quella componente che verrà utilizzata dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti terzi coinvolti nel procedimento amministrativo SUAP, al fine di colloquiare con quest'ultimo e ovviamente di adottare, di inviare i pareri di propria competenza, se previste ovviamente. L'elemento di ulteriore novità è la componente del catalogo del sistema informatico degli sportelli unici, che sostanzialmente è la nostra, sarà la, diciamo, la base di conoscenza unica in relazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento SUAP, e comprenderà l'elenco di tutti quei sistemi informatici, nello specifico della componente di front office, di back office e degli enti terzi, che sono per l'appunto compliance poi con le specifiche tecniche. Per la realizzazione di queste specifiche tecniche, che ormai ho già citato abbondantemente, è previsto all'articolo 5 dell'allegato tecnico la costituzione di questo gruppo tecnico che prevederà appunto l'emanazione delle specifiche e il loro aggiornamento nel tempo. Gruppo tecnico che è costituito da un membro dell'AGIT, un membro del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, due membri dell'ANCI, due membri della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, qui appunto fa tra l'altro parte anche Regione, e un membro di Union Camere. Questi membri, quindi il gruppo tecnico, per realizzare quanto previsto dall'allegato tecnico, si avvale dei tavoli operativi a cui manda fondamentalmente dei propri esperti.
Sono stati costituiti quindi questi quattro tavoli operativi, il tavolo operativo moduli che si preoccupa della digitalizzazione della modulistica standardizzata, unificata, quindi per intenderci i cosiddetti moduli in XML, la digitalizzazione della modulistica, il tavolo operativo interoperabilità che si preoccupa di andare a implementare per ogni regime amministrativo come devono comunicare le varie componenti che abbiamo visto in precedenza di front office, di back office e degli enti terzi, il tavolo operativo enti terzi che appunto si preoccupa di andare a definire le modalità di interoperabilità in relazione a quelli che sono i propri gestionali che devono andare a interloquire, a comunicare con la componente di back office, quindi la parte dei gestionale, tra virgolette, di SUAP, e il tavolo operativo catalogo che ha il compito appunto di definire tutte le caratteristiche funzionali e non funzionali del sistema informatico dei SUAP. Questa è la roadmap che ci ha restituito Regione Lombardia e che ha presentato in un paio di webinar provinciali, che dovrebbe prevedere la conclusione dei lavori del gruppo tecnico che appunto confluiscono nella produzione e nell'emanazione delle nuove specifiche tecniche nell'ottobre 2022, quindi ormai siamo prossimi e dovremmo vedere l'emanazione appunto a breve. Una volta che queste specifiche tecniche verranno emanate, ci saranno tutta una serie di passaggi. L'adozione, le tempistiche di adozione da parte dell'allegato tecnico è entro un anno dalla loro pubblicazione, ma ci sono tutta una serie di passaggi da effettuare una volta pubblicate, quindi sicuramente l'adeguamento di tutte le piattaforme in uso presso i SUAP, che dovranno appunto essere adeguate. E faccio presente che il portale impreseinungiorno.gov.it sarà adeguato, diciamo, automaticamente nel momento in cui usciranno le specifiche tecniche. Non subito ovviamente, ma nell'arco di questo anno, ma non dovete preoccuparvi di questo perché sarà adeguato dalla software house delle camere di commercio. La modulistica, nel senso che è un passo importante, nel senso che si dovrà prevedere la digitalizzazione ovviamente di tutta la modulistica, e questa modulistica si è optato per non farla confluire all'interno delle specifiche tecniche, perché altrimenti ogni volta che si emanavano nuove modulistiche la loro digitalizzazione doveva passare per il tramite di un decreto, e quindi si è previsto di metterlo nell'ambito del catalogo che abbiamo visto in precedenza. Ci sarà una verifica automatica di compatibilità delle piattaforme, quindi tutti i sistemi e le varie componenti che abbiamo visto in precedenza verranno verificate automaticamente la loro compatibilità rispetto alle specifiche tecniche. Catalogo delle procedure, un altro passaggio importante che era già previsto nell'agenda di semplificazione 2020-2023, poi aggiornata per metterla in linea con quello che è il PNRR, quindi è stata aggiornata in agenda di semplificazione 2020-2026, all'interno della quale è previsto l'elaborazione di un catalogo delle procedure, dove ci sarà appunto la ricognizione e la semplificazione di tutta una serie di regimi amministrativi in relazione all'attività di impresa. Se ricordo bene, è divisa in tre step. Il primo step prevede l'aggiornamento di circa 200 procedure, poi di ulteriori 50 e poi di ulteriori 600, quest'ultimo ovviamente con un orizzonte temporale al 2026. E poi ovviamente la standardizzazione, questo è un termine che ormai abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni, secondo cui la modulistica che deve essere utilizzata in relazione alle attività deve essere sempre, cioè deve essere quella licenziata appunto dalla conferenza unificata Stato-Regioni, e potrà essere modificata solo nei punti espressamente individuati da quest'ultimo a livello regionale, quindi da regione fondamentalmente. Questa era un po' un'illustrazione sull'allegato tecnico del DPR 160 e lo stato dell'arte, che vedrà a breve l'emanazione di queste tanto attese specifiche tecniche. Adesso possiamo calarci all'interno dell'interoperabilità tra i portali, appunto, Imprese in un giorno e Prince, che peraltro appunto si calano all'interno di questa logica appena illustrata dell'allegato tecnico.
Come è nato, diciamo, questa interoperabilità? È nata a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco e Unioncamere, che ha fatto sì che, diciamo, verso la metà dell'anno scorso, a giugno 2021, ha preso avvio concretamente. Questa interoperabilità che prevede la digitalizzazione della modulistica di prevenzione incendi, che è direttamente compilabile online e interoperabile con il sistema Prince. Cosa significa questo? Significa che sul portale Imprese in un giorno c'è la possibilità di compilare online, con tutti i controlli del caso, i modelli di prevenzione incendi. Con tutta una serie di campi soggetti non solo a controlli di regolarità formale, come ci anticipava prima l'ingegnere Palumbo, ma prevede anche che questi controlli siano effettuati rispetto a quanto disponibile negli archivi di Prince. Adesso vedremo a cosa faccio riferimento. In più, con questa interoperabilità, nel momento in cui il SUAP andrà a inoltrare la pratica appunto ai vigili del fuoco, quest'ultimi si troveranno direttamente la pratica all'interno del loro gestionale. Non è abbastanza intuibile che questa interoperabilità farà sì che si andrà in direzione della semplificazione, perché ci saranno molti meno errori di compilazione da parte del professionista, che è incanalato nel poter andare a redigere, a compilare, diciamo, i campi dei modelli PIN in specifici modi previsti dal portale. E ovviamente ci sarà una maggior velocità ed efficienza nella gestione delle pratiche da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, perché si troveranno già tutti i dati per il 90%, 95% dei casi, si spera, corretti, e in più avrà tutti i dati in relazione alla modulistica di prevenzione incendi già strutturata all'interno del proprio gestionale. Vi lascio intendere le potenzialità poi, dal punto di vista dell'elaborazione dei dati, di avere dei moduli completamente digitalizzati, quindi di avere dei dati strutturati già all'interno del gestionale. Quindi, cosa troviamo a livello di front office sul portale Imprese in un giorno da giugno dell'anno scorso? Poi vediamo anche le novità che sono arrivate più o meno recentemente. Abbiamo appunto all'interno dell'alberatura di Imprese in un giorno, dei vari settori di attività, la possibilità già di accedere diciamo, la modulistica di prevenzione incendi nella scelta delle operazioni, altri adempimenti e poi quindi prevenzione incendi. Se l'utente però deve presentare, diciamo, un PIN singolarmente, non deve necessariamente collegarlo ad una specifica attività nell'ambito della concentrazione dei regimi amministrativi, all'interno dell'alberatura, nella scelta del settore di attività, abbiamo proprio quello relativo all'edilizia, ambienti e altri adempimenti, che andando alla schermata successiva, nella scelta delle operazioni, sotto altri adempimenti, dove tra parentesi, tra l'altro, è indicato prevenzione incendi, è disponibile il menu della modulistica di prevenzione incendi, dove all'interno del quadrato rosso troviamo tutti quei, in questo rettangolo rosso, troviamo tutti quei procedimenti che sono stati digitalizzati e che sono quelli che ha illustrato appunto in precedenza l'ingegner Palumbo, ossia l'istanza di valutazione progetto, la SCIA, attestazione di rinnovo periodico di conformità di antincendio, l'istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio, l'istanza di nulla osta di fattibilità, quella di verifica in corso d'opera e poi ovviamente la voltura. Questi modelli sono stati digitalizzati nella dimensione che vi ho illustrato in precedenza. Questi ultimi due procedimenti, nel rettangolo blu, per scelta del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, probabilmente perché sono procedimenti per il momento delicati e quindi si voleva favorire un passaggio graduale alla digitalizzazione, non sono ancora digitalizzati e in interoperabilità con Prince. Quindi significa che la modalità è rimasta diciamo di compilazione di invio è rimasta quella ante giugno 2021 sul portale Imprese in un giorno, ossia quella di dover scaricare la modulistica in PDF, compilarla, ricaricarla, e quindi non si avrà a corredo poi gli XML e la digitalizzazione del caso.
Dal punto di vista del front office, vi ho messo poi delle slide che ovviamente vi verranno restituite in alto a destra, gli elementi di novità rispetto all'introduzione della prima, del primo avvio dell'interoperabilità e della digitalizzazione dei modelli PIN, dove dal 1 luglio del 2022 sono state inserite delle automatizzazioni e delle ulteriori verifiche. In tutti i modelli di prevenzione incendi, una delle prime dichiarazioni è quella in relazione a dover indicare il riferimento pratica dei vigili del fuoco, dove appunto se non ci sono attività precedenti, quindi non c'è una pratica, sarà da indicare zero. Diversamente bisognerà andare a indicare il numero del riferimento della pratica. Andando a indicare questo numero di riferimento pratica, parte un controllo in interoperabilità con gli archivi di Prince, tale per cui se è presente, è corretto, si potrà proseguire con la compilazione della pratica. Diversamente ci comparirà, come vediamo qua, un messaggio di errore in rosso dicendo che questo riferimento pratica non è presente negli archivi di Prince. E attenzione, perché è un controllo bloccante, quindi non consentirà il proseguimento l'invio della pratica al SUAP e poi ai vigili del fuoco. Quando ci risultano questi tipi di problematiche, significa che fondamentalmente l'utente nel 99,9% dei casi non ha o il numero corretto di riferimento pratica, oppure potrebbero esserci dei problemi tecnici, non tanto in attinenza all'interoperabilità, ma magari con qualche mancato aggiornamento degli archivi di Prince. In ogni caso, se vi chiama l'utente in relazione a questa problematica, ed è un qualcosa che è un comportamento che dovrete tenere anche nelle casistiche che vi illustrerò successivamente, indicare all'utente di contattare il comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di farsi restituire quello che è il numero corretto di riferimento pratico, comunque gli estremi del caso, per poter proseguire con la compilazione della pratica. Un altro automatismo che è stato impostato è sempre in relazione a una delle prime dichiarazioni nella compilazione della pratica, è quella del comando provinciale dei vigili del fuoco di competenza territoriale. È già tratto automaticamente, perché lo determina sulla base del comune su cui stiamo andando a presentare la pratica. Dal 13 settembre, quindi aggiornamento del mese scorso, molto recente, che peraltro era stato sospeso a seguito di alcune segnalazioni ed sono stati riattivati proprio nella giornata di ieri, sono i controlli e ulteriori aggiornamenti che vi vado illustrando adesso. Allora, innanzitutto è stata eliminata la possibilità di presentare contestualmente più modelli PIN. Quindi si potrà presentare un modello PIN alla volta, e se torno indietro un attimo nelle slide, se vediamo l'alberatura, questi sette PIN sono selezionabili in maniera esclusiva, quindi se seleziono PIN 1 e poi seleziono PIN 2 si deselezionerà ovviamente il PIN 1, quindi non si possono presentare in automatico. Era così anche prima, ma tramite qualche escamotage, tramite le scelte eventuali, si potevano presentare più modelli PIN in contemporanea. Adesso non è più possibile, comparirà questo messaggio di errore che vedrete appunto qui visualizzato. Altri elementi di novità sono ulteriori controlli inseriti in serie di compilazione della pratica, che adesso andiamo a vedere, in relazione alla scia di prevenzione incendi, quindi il modello di PIN 2, se selezionato l'intervento eventuale di categoria B e C, nelle sezioni, durante la fase di compilazione di pratica, nelle sezioni, nelle dichiarazioni in relazione alla scia e all'asseverazione, selezionando in questi campi la spunta ai progetti approvati dal comando dei vigili del fuoco sull'operatività di categoria B e C, si attiveranno questi campi che vedrete nei quadrati rossi, che saranno necessariamente da compilare con gli estremi appunto dei progetti approvati dai vigili del fuoco in precedenza, con la data e il numero di protocollo. In questo caso viene appunto effettuato un controllo di corrispondenza rispetto a quanto presente negli archivi Prince dei vigili del fuoco. Quindi stesso ragionamento di prima,
qualora l'utente vi contatti in merito all'impossibilità di proseguire con la compilazione della pratica, sono da rimandare ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per andare a verificare qual è il problema e identificare quello che sono gli estremi corretti in relazione, in questo caso, ai progetti approvati dal comando dei Vigili del Fuoco. Sono stati introdotti anche dei controlli con attinenza all'attestazione di rinnovo di conformità antincendio, ossia il modello PIN3, dove, selezionando anche in questo caso tra le scelte eventuali, presenta l'asseverazione ai fini di sicurezza antincendio. Nelle dichiarazioni relative all'asseverazione, la dichiarazione del responsabile dell'attività, ci saranno questi campi nel rettangolo rosso, che saranno di compilare con la data di presentazione della SCIA. Anche in questo caso verrà fatto un controllo di corrispondenza con gli archivi di Prince rispetto all'effettiva presenza di questa SCIA. Stesso ragionamento di prima, quindi rimandare al comando dei Vigili del Fuoco in caso di errori. Modello PIN 6, quindi le istanze di verifica in corso d'opera. Nella dichiarazione oggetto della richiesta di verifica in corso, qui selezionando, come potete vedere in questo screen, per attività di categoria B e C, sarà da indicare come nel modello PIN 2 che abbiamo, quindi nella SCIA che abbiamo indicato prima, che abbiamo visto prima, gli estremi del progetto approvato, quindi la data e il numero di protocollo. Stesso ragionamento, viene fatto un controllo di corrispondenza con gli archivi di Prince. Per tutti questi controlli che abbiamo quindi visto, possono essere riprodotti i seguenti errori. In tutti i casi, dovete dare per scontato che non ci siano dei problemi di natura tecnica, perché sono veramente residuali. Tra l'altro, in questo mese in cui sono stati sospesi questi controlli, sono stati verificati, effettuate tutte le verifiche del caso e ad oggi possiamo dirvi che è tutto in ordine, quindi sarà da rimandare l'utente al comando provinciale dei Vigili del Fuoco per i controlli del caso e per la restituzione degli eventuali estremi corretti. Questo con attinenza alla parte di front office e alla novità di front office di Imprese in un Giorno. Ah, dimenticavo, l'ingegner Palumbo ci ha gentilmente restituito questa tabella con i riferimenti dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, con dentro le PEC degli uffici di prevenzione incendi e eventualmente i numeri di telefoni per un confronto più snello, che si possono restituire sia agli utenti, che potete utilizzare ovviamente anche voi a vostra discrezione. In relazione al portale di back office, quindi alla vostra scrivania SUAP di Imprese in un Giorno, cosa c'è da sapere in relazione all'interoperabilità? Allora, come per qualsiasi altro procedimento, il portale Imprese in un Giorno preimposta automaticamente gli enti destinatari per le specifiche pratiche. Quindi, con attinenza a quanto di nostro interesse, predisporrà in automatico l'ente destinatario comando Vigili del Fuoco trattino Prince per tutti i procedimenti di interoperabilità. E non dovete andare a cambiare questa dicitura con altri indirizzi PEC o quant'altro, perché se andate ad aggiungere l'indirizzo PEC dei Vigili del Fuoco, quest'ultimi riceveranno la pratica sia in interoperabilità che via PEC, causando una sorta di cortocircuito, perché loro dovranno protocollare la pratica due volte e saranno poi un pochino in difficoltà. Quindi mi raccomando, inviate la pratica soltanto ai destinatari che vengono previsti dal portale, dalla scrivania SUAP. Proprio perché per quei procedimenti di prevenzione incendi, relativi ad esempio ai depositi GPL, che non sono attualmente ancora in interoperabilità, verrà anche in questo caso assegnato automaticamente l'ente competente, comando provinciale dei Vigili del Fuoco, priva dell'estensione appunto Prince finale, che sta a significare che queste pratiche seguiranno il normale iter di tutti gli altri enti terzi, così come siete abituati ad inviare le pratiche. Quindi sostanzialmente in questo caso verrà inviata una PEC al comando dei Vigili del Fuoco per il tramite della scrivania. Per inoltrare la pratica ai Vigili del Fuoco funziona come per tutti gli altri enti, quindi tasto crea nuovo evento, si seleziona l'apposito evento di inoltro.
e l'evento che verrà prodotto con attinenza ai vigili del fuoco sarà quello che vedete qui visualizzato. Quindi sostanzialmente nella descrizione dell'evento troverete un esito trasmissione, due punti ok, che sta a significare che la trasmissione in interoperabilità è andata a buon fine. Nella stragrandissima maggioranza dei casi risulterà sempre esito trasmissione ok. In quelle rare occasioni in cui invece vi restituisse un messaggio di KO, quindi che non è andata a buon fine la trasmissione in interoperabilità, sarà da contattare l'assistenza del portale Imprese in un giorno attraverso i canali che ormai che sicuramente conoscete bene, quindi tramite l'email di assistenza PA, piuttosto che andare a sfruttare gli altri canali di assistenza che trovate visualizzabili nel menu di sinistra, in basso, appunto c'è il rimando al portale dove ci sono tutte le FAQ, ma dove ci sono anche i canali di contatto per l'assistenza del portale. La risposta del comando provinciale dei Vigili del Fuoco invece non è ancora in interoperabilità. Questo significa che comunicherà con voi come comunicano tutti gli altri enti terzi, quindi sostanzialmente via PEC. Quello che c'è da ricordare, ma è una regola che vale per tutti gli enti, è che se il comando all'interno della PEC che va predisponendo e nel più nello specifico nell'oggetto della pratica indica il codice della pratica, quindi codice fiscale, data e ora di creazione, e invia la PEC all'indirizzo del mittente, quindi senza modificare la PEC di servizio del SUAP su cui si appoggia, diciamo, la scrivania, con l'indirizzo PEC del comune, se ha questi accorgimenti, la pratica, diciamo, la comunicazione dei Vigili del Fuoco, comunicazioni piuttosto che il parere che andrà rilasciando, si ha direttamente all'interno della scrivania SUAP collegata alla relativa pratica, proprio perché c'è il servizio di presidio PEC del portale che manualmente prende la PEC dei Vigili del Fuoco e la collega alla nostra pratica. Quindi avremo questo evento manuale con una descrizione abbastanza esplicativa, evento creato dal presidio di caselle PEC SUAP camerale a seguito di comunicazione pervenuta alla casella PEC del SUAP. Cliccandoci abbiamo la possibilità di visualizzarne i dettagli, così come li vediamo qui, quindi il mittente della comunicazione, il comando dei Vigili del Fuoco, e tra i documenti allegati vediamo questo message.eml, che nient'altro è che la PEC dei Vigili del Fuoco. Cliccandola abbiamo la possibilità di vedere al suo interno gli allegati del caso. Qui in questo caso vediamo la comunicazione del comando qui in PDF e il certificato di prevenzione incendi sottoscritto digitalmente. Su questi diciamo allegati li potete prendere visione già qui o nei dettagli della pratica, perché il servizio di presidio PEC camerale ha già provveduto ad allegati alla pratica, quindi sostanzialmente trovate già tutto all'interno del portale Imprese in un giorno. E il gioco, diciamo, è fatto in relazione alla risposta dei comandi dei Vigili del Fuoco. Dal 13 settembre 2022, quindi il mese scorso, è stato attivato un ulteriore tassello in relazione all'interoperabilità con Prince. Se vi ricordate, prima del 13 settembre era necessario per diciamo, effettuare nuove comunicazioni con il comando dei Vigili del Fuoco, prevedere la creazione di un nuovo evento al destinatario comando provinciale dei Vigili del Fuoco settato con la PEC. Non era sostanzialmente possibile inviare in interoperabilità comunicazioni successive alla prima, e quindi appunto bisognava utilizzare le funzioni di invio via PEC all'ente del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Dal 13 settembre non è più così, perché è stato fatto tutto in interoperabilità. Quindi anche le comunicazioni successive al primo inoltre sono in interoperabilità e non dovete aggiungere nessun altro ulteriore ente, perché arrivano senza alcun tipo di problema in interoperabilità al comando provinciale. Infatti, come potete vedere nello screenshot qui di seguito, il destinatario è sempre il medesimo, sia per l'inoltro, per l'evento di inoltro che per l'evento di comunicazione dal SUAP.
Quindi queste erano un po' le novità e le modalità di gestione delle pratiche di prevenzione incendi sul portale Imprese in un giorno. Spero di essere stato chiaro. Ovviamente adesso sono a disposizione per eventuali domande. Cedo la parola alla dottoressa Mottadelli. Grazie dottor Tantino, grazie Andrea. È stato molto utile sia l'aspetto finale pratico per far vedere proprio che cosa hanno a disposizione i SUAP e le novità sul tavolo dell'interoperabilità, sia quella un pochino più di inquadramento che abbiamo voluto dare e cogliere l'occasione di tutti i SUAP per avere un pochino più lo scenario di quello che Funzione Pubblica e il tavolo AGIT sta portando avanti sia nell'attuazione del percorso sulla digitalizzazione della modulistica, sia sulle piattaforme, sia sulle regole di interoperabilità e soprattutto perché al tavolo enti terzi è presente come prima esperienza proprio quello dedicato ai vigili del fuoco e oggi abbiamo appunto dedicato questo approfondimento. Sicuramente è emerso, non vi siete lasciati sfuggire che ci sono alcuni aspetti di tipo amministrativo e normativo che abbiamo come sistema camerale e anche come Lombardia intenzione di portare all'attenzione del tavolo nazionale, soprattutto sulla gestione di alcune modalità operative di incompatibilità di procedimenti rispetto ad alcune attività amministrative. Io adesso vi rubo ancora qualche momento che vi chiedo magari di votare un questionario di cinque domande che ci aiutano naturalmente a impostare al meglio i prossimi appuntamenti. Anticipo che il sistema camerale insieme a Regione ha intenzione di portare avanti appunto la definizione di servizi SUAP per i SUAP, appunto per i SUAP e per le imprese legate proprio all'avvio e alla gestione dei procedimenti di avvio e di modifica di impresa, per cui ci saranno nei prossimi mesi diverse novità. Quindi non vi anticipo niente, ma comunque avremo modo di fornire le comunicazioni idonee attraverso sia i colleghi della regione che i tavoli provinciali delle Camere di Commercio. Io adesso magari chiedo anche all'ingegner Palumbo e l'ingegner Cavriani se hanno modo anche di attivare la telecamera in modo tale da poter magari rispondere a qualche domanda, quelle un pochino più semplici. Sono arrivate diverse domande dai colleghi del SUAP di alcune anticipazioni e poi come detto in apertura forniremo comunque nel pacchetto di mail che vi arriverà entro una settimana, oltre alla registrazione dell'incontro di oggi e alle slide, anche le risposte ai quesiti. Ok, nel frattempo a questo punto che sento un po' di eco. Ok, nel frattempo che rispondete al sondaggio che vedete appunto in sovraimpressione, mi permetto di rispondere quindi a qualche domanda. Allora, in merito all'attestazione di rinnovo però di conformità antincendio, è previsto il rilascio di una ricevuta dell'avvenuta presentazione da parte del comando. Tuttavia tale ricevuta non viene emessa, pertanto il SUAP si vede costretto alla chiusura per decorrenza dei termini. Sarebbe opportuno che il comando trasmettesse una ricevuta direttamente al SUAP che a seguito della ricevuta chiuderà la pratica positivamente. Allora, come ha illustrato, poi mi correggerà l'ingegner Palumbo, come ha illustrato l'ingegner Palumbo nella slide, la vado a ripescare velocemente, eccola qua, sì, nella slide 22, c'è scritto che la ricevuta rilasciata alla SUAP è sufficiente ad attestare l'avvenuta presentazione della pratica, per cui il comando dei vigili del fuoco non inoltrerà più copia del proprio protocollo all'utente. Quindi a dare avvio alla decorrenza dei termini, in generale, è proprio la ricevuta rilasciata dal SUAP e non più quella rilasciata dal comando dei vigili del fuoco, che avrà valenza solo nel momento in cui si presentano delle pratiche direttamente a quest'ultimo che non hanno a che fare però con le attività produttive, quindi di impresa. Poi, come mai noi del SUAP inviamo le pratiche con Prince, ma l'eventuale risposta di parere o verbale del comando arriva con PEC? Allora,
Anche in collaborazione con la direzione regionale, con l'ingegner Palumbo, abbiamo fatto sicuramente un lavoro di diffusione rispetto a quelle che sono le modalità di gestione anche con i comandi provinciali. Se vi arrivano dei pareri al di fuori, diciamo, della piattaforma Imprese in un giorno, partendo dal presupposto che comunque in questo momento, come ho illustrato nelle slide, il canale è ancora via PEC, le riprendo, di ritorno e non è ancora in interoperabilità. Eccole qua. Partendo da questo presupposto, comunque c'è la possibilità di far sì che le comunicazioni del comando dei Vigili del Fuoco arrivino sulla piattaforma di Imprese in un giorno se quest'ultimo appunto mette nell'oggetto il codice della pratica e la invia all'indirizzo del mittente. Se ci indica eventualmente in sede separata il comando provinciale di riferimento, poi eventualmente anche con il supporto dell'ingegner Palumbo possiamo andare a risolvere a vedere se c'è la possibilità di risolvere il tema direttamente con il comando provinciale. Allora, vedo che un'altra domanda va in questo senso, quindi dovrei aver risposto anche a questa. Allora, qualcuno solleva questione in relazione alla slide 27 e pone problematiche procedurali. Quale norma prevede la conclusione del procedimento al 65esimo giorno? Allora, nessuna norma prevede una conclusione del procedimento al 65esimo giorno. In questo momento, dove fondamentalmente, se riesco a riprenderla, eccola qua. Nessuna norma prevede il 65esimo giorno, e semplicemente in questo momento di transizione avremmo previsto questi 5 giorni additivi. Comunque sia, la norma prevede al 60esimo giorno. Questa è una prassi operativa interna che avremmo adottato per il solo scopo di facilitare le cose a livello di tempistiche. In realtà la tempistica ovviamente è di 60 giorni. Queste sono delle indicazioni operative che abbiamo elaborato di concerto con il comando con la direzione dei Vigili del Fuoco per facilitare un pochino le tempistiche in questo periodo di transizione al digitale, ecco. Allora. Ernesto, vuoi integrare anche tu su alcune domande un po' più tecniche? Sì, stavo guardando, solo che mi saltano le domande continuamente. Aspetta che vedo. Allora, c'è qualche domanda che riguarda i locali di pubblico spettacolo. Vorrei, insomma, sottolineare il fatto che la licenza di agibilità diciamo, per le leggi di pubblica sicurezza è una cosa, diciamo. Quella, se il locale non cambia, non è che ha scadenza la licenza di agibilità. Mentre invece gli adempimenti di prevenzione di incendi per le modifiche e anche per diciamo, per la scadenza dovuta della SCIA, quelli invece hanno una scadenza. Per cui se un locale pubblico spettacolo ha una licenza di agibilità, faccio riferimento alla domanda che diceva, faceva riferimento a questo caso, se è ancora valida, diciamo, la licenza di agibilità, se non è cambiato nulla, chiaramente la licenza di agibilità è ancora valida, però i procedimenti di prevenzione incendi continuano ad avere la loro tempistica, per cui dalla data di presentazione della prima SCIA, dopo i 5 anni, va presentata l'attestazione di rinnovo, che non è più un fatto che riguarda la licenza di agibilità, che è già stata concessa, ma è un fatto semplicemente che riguarda gli adempimenti di prevenzione incendi. Questa è la risposta che mi sento di dare. Ecco, era la domanda che riguardava questo. Allora, ne approfitto anch'io. Mi chiedono l'interoperabilità, vale per tutti i procedimenti di prevenzione incendi oppure per i soli procedimenti alle attività economiche, solo per quest'ultime, come appunto indicato nel DPR 151 del 2011. Quindi per il momento l'interoperabilità funziona solo per quest'ultime, anche perché per altre tipologie di
Cioè, oddio, potrebbe funzionare anche per altre tipologie di pratiche, però ecco, il perimetro di azione che abbiamo definito con la direzione, con il comando dei vigili del fuoco, per ora è questo. Ecco, un'altra richiesta riguardava il fatto, c'è scritto, se la SCIA viene dichiarata inefficace, a chi spetta dichiarare la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività? Questo è chiaramente indicato nel decreto legislativo 139, che il comando dei vigili del fuoco comunica al comune, prefetto, diciamo, i motivi per cui ritiene, diciamo, pericolosa quel tipo di attività, dopodiché spetta loro, diciamo, poi, come dire, effettivamente poi dare luogo al divieto di prosecuzione dell'attività, perché oltre a questo ci sono anche, diciamo, noi guardiamo gli aspetti tecnici, ma poi ci sono anche aspetti di altra natura che devono essere valutati da altri soggetti, appunto il comune e la prefettura. Rilevo poi diverse domande in relazione alle medie strutture di vendita, alle grandi strutture di vendita, in relazione alla presentazione contestuale di SCIA di prevenzione incendi, e sul fatto che in alcune circostanze in realtà non ha senso che venga presentata. È un tema che conosciamo bene e stiamo cioè siamo al tavolo anche con Regione Lombardia per affrontare questa tematica. C'è una sorta di incompatibilità normativa anche tra quella regionale e quella di cui è la tabella A del decreto legislativo 222 del 2016, l'intenzione è quella di portarla anche al tavolo nazionale, quindi abbiamo già mosso tutti i meccanismi per vedere di riuscire a risolvere questa problematica. Ci sono poi domande che sono molto di dettaglio, molto specifiche e che quindi risponderemo in sede separata. Sì, vabbè, insomma, alcuni riguardano il calcolo della capienza di locale, dipende che tipo di locale è, se è un locale pubblico spettacolo, un teatro composto a sedere, composto all'impiedi, insomma, cioè la normativa tecnica poi stabilisce i criteri per la capienza, tenendo presente che comunque poi l'effettiva capienza viene, diciamo, stabilita dalla commissione di vigilanza in base all'effettiva sopralluogo, quindi calcola e, diciamo, valuta la capienza che può essere concessa in quel locale. Buongiorno, se la SCIA antincendio viene dichiarata dai vigili del fuoco inefficace, chi spetta dichiarare la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività? Ovviamente nell'ambito delle tempistiche che abbiamo delineato nel corso del webinar, entro quindi, diciamo, i 60 giorni i vigili del fuoco dovrebbero eventualmente inviare il parere, il provvedimento di propria competenza, e poi spetterà ai SUAP emanare il divieto di prosecuzione. Logico è che, come abbiamo visto nelle slide, come ha illustrato l'ingegner Palumbo, se vengono effettuati i sopralluoghi del caso, i controlli del caso, dopo le tempistiche della SCIA, saranno direttamente i vigili del fuoco a prendere i provvedimenti del caso. No, però, per come ho precisato in precedenza, il divieto di prosecuzione dell'attività è un adempimento specifico che deve essere passato dalla prefettura e dai comuni, perché è un adempimento che non ha risvolti soltanto tecnici, ha risvolti anche, come dire, di ordine pubblico, occupazionale, per cui si valutano gli aspetti tecnici, ma poi il divieto effettivo lo deve valutare nelle altre attività, quindi normalmente la prefettura che poi si pronuncia, il comune che si pronunciano sull'effettivo divieto di prosecuzione. Tenendo anche presente che quando questi divieti vengono proposti, normalmente si cerca di limitarli alla porzione di attività che è pericolosa, si cerca di non agire su tutta l'attività lavorativa, ma solo sulla zona in cui si riscontra l'effettivo pericolo, diciamo che, in cui c'è, che non può essere e non è stato risolto nell'ambito dei giorni che sono stati dati per la conformazione dell'attività, ecco. Grazie per la precisazione, ho probabilmente semplificato un po' troppo, grazie. Ecco, per chiudere, un altro spunto che effettivamente non abbiamo citato, oltre a portare all'attenzione del tavolo nazionale
un problema di modulistica, un problema anche di tipo amministrativo. Un altro elemento è il tema dell'interoperabilità con i comuni autonomi, nel senso che per costruire poi l'interoperabilità anche per quei comuni che utilizzano una piattaforma differente e quindi poter diciamo in maniera automatica far parlare le due piattaforme, abbiamo posto anche questo all'attenzione del comando regionale e poi al comando nazionale di poter avere le specifiche tecniche e i contatti per approfondire anche questo aspetto, per cui l'abbiamo raccolta come sollecitazione che porteremo al tavolo idonei. Io chiedo ai relatori se volete rispondere a qualche altra domanda, altrimenti abbiamo raccolto tutti i quesiti e daremo poi risposta per iscritto. Se anche per Andrea e Ernesto può andare. Per me va bene. Sì, okay. Va bene per me. Ok, io allora intanto ringrazio tutti i colleghi degli sportelli unici delle attività produttive che ci seguono sempre numerosissimi, noi siamo molto contenti, speriamo che questo format un po' operativo, un po' amministrativo sia di vostro interesse e quindi vi faremo presto sapere come proseguiranno le nostre attività. Visto che abbiamo deciso di trovare un altro modello organizzativo per dare stabilità a queste iniziative formative di assistenza ai SUAP, per cui presto avremo modo di raccontarveli in maniera più dettagliata. Intanto io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buona giornata. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Arrivederci.